Bene, cambiamo completamente argomento e se eventualmente abbiamo in collegamento, ecco, in collegamento Skype il dottor Pietro Spirito, presidente dell'autorità portuale di Napoli. Buonasera, mi ascolta? Buonasera. Buonasera. Dunque, con lei affrontiamo il problema ormai diventato un po' annoso, no? Della vicenda del cosiddetto, dico cosiddetto arco borbonico, perché lei ci spiegherà che probabilmente di borbonico ha ben poco, dopo la mareggiata e quindi la distruzione parziale appunto del manufatto. Dunque tante le polemiche, soprattutto da parte della sovrintendenza, e chi si dovrà dedicare anche al recupero di questo monumento. Ci può chiarire un po' la situazione, soprattutto dico bene se dico arco borbonico? No, per due ragioni, diciamo così. Di Borbonico, come lei ha accennato, non ha nulla perché è stato costruito ben precedentemente, quindi parliamo di un altro periodo, del 1876, un periodo molto lontano rispetto al momento borbonico. Poi in realtà i napoletani conoscono bene questa infrastruttura chiamandola più correttamente chiavicone, perché in realtà questa infrastruttura era la parte terminale del sistema fognario che conduceva al mare, che poi è stato, diciamo così, ovviamente non più utilizzato per queste finalità. E i napoletani dovrebbero ricordare, come me, perché io sono napoletano e quindi mi accomuno alla città, che l'arco borbonico è rimasto in una condizione di totale degrado ben da prima di queste ultime vicende. Io correvo da ragazzo sul lungomare e lo ricordo già con molte pietre cadute anche a mare, 40 anni fa, quando correvo nel lungomare. Ecco, Presidente, in effetti adesso il problema, la polemica è legata fondamentalmente sul recupero e sul chi deve dedicarsi a questo recupero. Qual è la situazione? Sì, le spiego rapidamente come stanno le cose. Credo che i telespettatori possano vedere questo documento, che è il documento che definisce il confine demaniale, si chiama tecnicamente la dividende demaniale. Si vede nell'immagine quei tratti in nero, azzurro, insomma, che delimitano sulla parte destra ciò che non è demanio marittimo e sulla parte sinistra ciò che è demanio marittimo. Noi ovviamente lavoriamo sul demanio marittimo e quindi è particolarmente chiaro da questa, diciamo, lettura che l'arco è all'interno della componente non di demanio marittimo e questo noi lo segnaliamo già a tutti nel 2018. Quindi nonostante il fatto che noi non c'entravamo nulla in questa vicenda, innanzitutto ci siamo resi disponibili a mettere in sicurezza, come abbiamo fatto, l'arco borbonico, non borbonico, perché abbiamo fatto l'intervento di messa in sicurezza prima della mareggiata. La mareggiata è stata molto intensa e la seconda delle due mareggiate ha determinato il parziale crollo dell'opera. Nonostante questo, quindi nonostante che noi continuiamo a non entrarci nulla, ci siamo dichiarati disponibili al sovrintendente, poi abbiamo fatto anche una riunione, oltre che uno scambio di lettere col sovrintendente, di continuare a occuparcene, rimettendo in sicurezza, secondo i criteri che definisce la sovrintendenza, e facendo anche il progetto di restauro, ovviamente sotto il coordinamento della sovrintendenza stessa. Però bisogna, come dice Totò, mettere un po' i puntini sulle i, cioè ogni limite ha la sua pazienza. E poiché questa storia va avanti con noi che siamo stati gli unici che non c'entravano nulla ad aver fatto qualcosa e altri che c'entrano a non aver fatto nulla, a questo punto noi abbiamo posto la questione, che mi sembra, diciamo, naturale, di cominciare a mettere i puntini sulle i e a comprendere chi ha responsabilità su quest'opera. Noi Dunque, riteniamo assolutamente di no sulla base della cartina che abbiamo mostrato. quindi mi pare di comprendere che per quanto riguarda la messa in sicurezza e parte parziale del recupero, comunque l'autorità portuale si interesserà, ma c'è bisogno di chiarezza. Assolutamente sì, noi faremo quello che si chiama anche il salpamento, cioè il recupero di tutte le pietre che non sono cascate solo nell'ultimo caso, ma ovviamente nella incuria dei decenni passati, non mi risulta che qualcuno se ne sia mai occupato nei decenni passati, comunque recupereremo tutte le pietre che compongono il cosiddetto arco e quindi ovviamente sarà a nostro carico e costo questa operazione, come a nostro carico e costo sarà anche l'operazione di nuova messa in sicurezza e il progetto di restauro.
Dopodiché, francamente, vorremmo capire un po' chi deve fare che cosa. Visto che siamo gli unici che non c'entravano nulla e che abbiamo deciso invece di occuparci, nonostante tutto, dell'arco borbonico. Poi che giungano all'autorità portuale, onestamente, le critiche di tutti, quando siamo gli unici ad aver fatto qualcosa, non avendo alcuna responsabilità, questo mi pare parte della cosiddetta tarantella napoletana. Presidente, io la ringrazio per questo chiarimento e la ringrazio anche a nome di tutti i cittadini, allora, per questa come dire, operazione che, al di là adesso del valore storico del manufatto, pone un elemento di riqualificazione che è sempre positivo e atteso dai cittadini e non assicuro solo. Assicuro lei e gli spettatori che noi continueremo ad occuparcene pur non dovendo farlo, perché riteniamo che un bene pubblico richieda l'intervento di tutte le pubbliche istituzioni, anche di quelle che non c'entrano nulla. Presidente Pietro Spirito, Presidente dell'Autorità Portuale, io la ringrazio e le auguro allora buon lavoro. Grazie.